Ciao a tutti, ben ritrovati in un'altra lezione di informatica. Seguendo tutti i video di questa playlist dall'inizio alla fine senza saltare, riuscirai a programmare qualsiasi tipo di computer. Oggi parliamo di un argomento che da solo sarebbe in grado di occupare un intero anno di video su questo canale, parlando quindi di hard disk e file system. Hard disk in senso lato, inteso come qualsiasi dispositivo di memorizzazione dati che possiamo collegare al nostro computer. Vi ricordo che ogni volta che parlo di computer, in realtà anche in questo caso parlo in senso lato, un computer può essere semplicemente il computer che avete a casa, oppure può essere un dispositivo computerizzato come un microcontrollore, Arduino o qualsiasi dispositivo a cui possiamo agganciare un dispositivo di memorizzazione. Quindi ci sono tantissime cose da dire, oggi voglio fare una bella carrellata di tutti quelli che sono i dispositivi di memorizzazione e di tutte le tecniche che possiamo utilizzare per inserire dei file, sia dal punto di vista concettuale ma anche dal punto di vista di programmazione. Per cui andiamo subito dentro la materia, ma prima di incominciare iscriviti al canale per non perderti tutte le prossime lezioni di informatica. Allora, cominciamo facendo una bella carrellata. Avevamo visto che la CPU, attraverso il solito bus dati, bus indirizzi e bus controlli, può raggiungere tutti i dispositivi collegati al computer. Uno di questi dispositivi può essere il disco, quello che tutti conosciamo come hard disk. Chiaramente gli hard disk non sono collegati direttamente al bus, sono collegati a un dispositivo chiamato controller, che parla direttamente con la CPU, a cui a sua volta è collegato il nostro disco. A cosa serve il disco? Quando noi accendiamo il computer, notoriamente il computer è vuoto, non sta facendo ancora niente, e per capire che cosa deve fare, deve andare a leggere delle informazioni da qualche parte. Queste informazioni all'accensione vengono prelevate dalla ROM, da una sorta di microprogramma che ha il compito di informare la CPU come fare per raggiungere tutti i dispositivi connessi fisicamente alla CPU. Quindi diciamo che la scheda madre ha una BIOS e dentro la BIOS c'è quel programma che si occupa di inizializzare tutte le periferiche. Una volta che sono state inizializzate tutte le periferiche, il computer è pronto per lavorare ma non sa ancora che cosa fare. E allora dove va a prendere le informazioni? Le va a prendere sul disco, quello che viene chiamato in gergo hard disk drive, HDD. Hard disk vuol dire in italiano disco rigido, si chiama così perché si differenzia dal disco floppy cosiddetto, che era un tipo di dischetto che si usava molto in passato, che adesso si vede solo nei musei. All'interno dell'hard disk ci sono tutti i file che il nostro computer va a leggere e poi a eseguire per poter innanzitutto lanciare per esempio il sistema operativo in quei computer che hanno sistema operativo. Storicamente, quando furono inventati i primissimi computer, non c'erano ancora gli hard disk e si utilizzavano una cosa chiamata schede perforate, dei pezzi di cartone perforati dove praticamente ogni foro corrisponde o a un 1 o a uno 0. Sapete che all'interno della CPU esistono solo numeri binari, quindi con dei piccoli martelletti che vanno a infilarsi dentro il buco oppure rimangono in superficie perché il buco non c'è, il lettore di schede perforate riesce a capire se quello è un 1 o uno 0. E quello che rappresenta la scheda perforata è il linguaggio macchina del nostro computer, quindi sono proprio le informazioni che il computer, la CPU, eseguirà all'interno della ALU, all'interno del processore e che metterà in esecuzione. Chiaramente questo è un sistema, oltre che antico, è anche improponibile al giorno d'oggi perché nessuno si metterebbe più a perforare le schede. Diciamo che potrebbe essere una attività da olimpiadi o comunque un'attività per ricordare il passato, un po' come si fanno le feste medievali con la gente vestita con la tunica e la spada. Sono cose che si fanno ancora magari, ma non tutti i giorni. Quindi passiamo subito al secondo dispositivo di memorizzazione di massa che mi viene in mente: le audiocassette. Qualcuno sa che cosa sono le audiocassette, qualcuno no, non ha la più pallida idea. Eccole qua. Queste sono le audiocassette, cioè c'è un motorino che fa girare queste rotelle qua, qua sotto, passa un nastro magnetico. Eccolo qua, questo è il nastro magnetico, il famigerato nastro magnetico che ogni tanto si inceppava. Ecco, all'interno del nastro magnetico, ancora una volta, veniva memorizzato il bytecode che poteva essere letto dal nostro computer o addirittura scritto.
Il mio primo computer, il T994A della Texas, non aveva dispositivi di memorizzazione di massa e ogni volta che lo accendevi partiva vuoto. C'era un sistema operativo incastonato all'interno della BIOS che ti permetteva di programmare in BASIC a runtime, cioè tu avevi la tastiera e cominciavi a scrivere il programma. Una volta scritto il programma, questo veniva memorizzato in RAM. Tu potevi eseguire questo programma tutte le volte che volevi, ma ogni volta che spegnevi il computer il programma spariva e dovevi ricominciare tutto da capo la volta dopo, quando accendevi di nuovo il computer. La musicassetta, essendo che è un dispositivo audio, presenta già la prima tecnologia di modem. Modem significa modulatore, demodulatore, cioè i bit 1 e 0 all'interno delle musicassette non venivano memorizzati come nel caso delle schede perforate, vuoto o silenzio, ma venivano modulati attraverso delle tonalità di suono. E in questo modo si potevano memorizzare all'interno della musicassetta più bit contemporaneamente. Per caricare un programma con le musicassette si faceva molto prima che con le schede perforate, ma vi assicuro che comunque per caricare pochi kilobyte o alcune centinaia di byte serviva comunque qualche minuto. Oltretutto, se il tono o il volume non erano regolati opportunamente, alla fine bisognava ricominciare tutto da capo perché il computer non aveva capito, e allora bisognava ricominciare da capo e si spendevano altri minuti su minuti. Finalmente arrivano i floppy disk. Floppy disk drive è il lettore di floppy disk. Questi qua da 8 pollici, non ho mai visto in vita mia dal vivo un floppy disk da 8 pollici. I floppy disk da 5 pollici e un quarto, 5,25 pollici, erano quelli che utilizzavamo nel Commodore 64. I floppy disk da 3 pollici e mezzo, un pochino più robusti, un pochino più consistenti e affidabili rispetto agli altri e anche più capienti pur essendo più piccoli, qui vediamo la dicitura HD, vuol dire che erano alta densità, ci permettevano di memorizzare addirittura 1,44 MB. Cioè una fotografia JPEG praticamente. Qui vediamo per la prima volta il concetto di disco. Disco, cioè proprio è un disco qui all'interno magnetico che gira e finalmente cominciamo a parlare di disco. Il vantaggio del disco rispetto alla musicassetta o alla scheda perforata è che girando ci permette in un battibaleno in pochissimo tempo di raggiungere la posizione all'interno del disco desiderata. Con i floppy disk già esiste un concetto di file system, esiste un concetto di struttura delle directory e che vedremo tra poco. Il disco ha una testina posizionata diciamo in questo modo, il braccetto si può muovere così e cosà e la testina è un dispositivo molto piccolo che si posiziona vicino al disco. Queste circonferenze che ho disegnato vengono chiamate cilindri. Ogni disco ha un numero diverso. Il cilindro a sua volta è suddiviso in settori, per cui i nostri byte sono identificati, cioè la posizione di una unità informativa all'interno del disco si va a identificare in coordinate polari praticamente. Per cilindro, il cilindro potrebbe essere il raggio in coordinate polari partendo dal centro, e settore. Naturalmente esiste un sistema per identificare lo zero, lui girando incontra una tacca, diciamo così, e capisce che quello è il punto iniziale, poi cominciando a contare i gradi partendo dalla tacca capisce in che settore si trova. L'unità di misura dei dischi, diciamo così, è il blocco, e quando andiamo a parlare di dischi spesso si sente parlare di block size. Le informazioni blocco, cilindro, settore sono memorizzate all'interno di un particolare cilindro, il cilindro più interno, che adesso tra poco andremo a vedere. Dischi da 8 pollici avevano una capacità di 79,7 kilobyte. Dopodiché avevamo i floppy disk da 5 pollici e un quarto. Si distinguevano da singola faccia, che contenevano circa 160 kilobyte, doppia faccia. E poi esistevano una tipologia doppia faccia ad alta densità che arrivavano a 1,2 megabyte, non mai visti in vita mia, e doppia faccia a densità estesa, probabilmente modelli rari c'è scritto, e deve essere una tecnologia probabilmente proprietaria di alcune aziende, che arrivavano addirittura a 2,4 megabyte. Poi c'erano i floppy disk da 3 pollici e mezzo, molto utilizzati nei personal computer, i dischetti più piccoli, diciamo così, con la capacità più piccola, erano da 720 kilobyte e 1,44 MB quelli ad alta densità. Il bello dei dischetti era anche questo pirolino qua, che se rimaneva aperto praticamente serviva per proteggerlo dalla scrittura accidentale. Stessa cosa
questo foro che vediamo qua di lato. Aprendo questa feritoia si poteva scrivere sul disco e tappandolo per esempio con un pezzettino di scotch si faceva la protezione scrittura. Naturalmente inserendolo a dritto scriveva o leggeva sul lato di sopra, e inserendolo al contrario il dischetto diventava leggibile o scrivibile nel lato opposto. Il floppy disk da 3,5 pollici non si poteva inserire al contrario e anche lui aveva una distinzione di alta o bassa densità perché aveva un doppio foro. Quello col doppio foro era ad alta densità. Dopo gli floppy disk, o comunque contemporaneamente, arrivano finalmente gli hard disk drive HDD. E di questi vi ho lasciato anche il link qui sotto in descrizione. Hanno più o meno questa forma. Naturalmente questo è un disco aperto. Guai aprire un disco perché se lo aprite lo distruggete. Non potete più accedere ai dati memorizzati all'interno di questi dischetti che non sono più di nastro magnetico ma sono di un metallo particolare, comunque magnetico, all'interno del quale è possibile memorizzare veramente delle quantità enormi di dati. La testina non è più solo una, ma potrebbero esserci più di una testina, e il movimento di questa testina di lettura e scrittura è veramente molto veloce. Parliamo di una velocità di accesso ai dati di qualche millisecondo. Per accedere ai dati all'interno dell'hard disk, per identificare un byte o una struttura dati all'interno del disco, dobbiamo identificarlo attraverso il settore. Il cluster è un insieme di settori o tracce contigui. Ecco, questa è un'altra terminologia dei dischi. Il cluster ci identifica una serie di byte contigui. Contigui, attenzione, questa cosa ci ritorneremo tra poco perché non è una cosa banale. Andiamo avanti. Abbiamo i CD-ROM, i DVD e i Blu-ray. Allora, tutti abbiamo preso in mano un DVD o un Blu-ray, ma forse non sappiamo esattamente come funziona. Le caratteristiche di questi dischi sono molto simili tra loro. C'è sempre una luce, tendenzialmente laser, che colpisce il disco e in base a come torna indietro al ricevitore del lettore CD o DVD manifesta un 1 o uno 0. Nel caso del hard disk erano bit magnetici, in questo caso sono bit ottici. Ottici perché sono degli specchietti orientati in modo diverso per far riflettere diversamente la luce incidente. In questo caso la scrittura è molto più difficile della lettura e esistono molti lettori CD o DVD che non sono scrittori. Gli scrittori in questo caso hanno un nome particolare, si chiamano masterizzatori. I masterizzatori hanno una potenza molto importante che riesce a scalfire il materiale di cui è composto il nostro CD-ROM o DVD. La capacità di archiviazione è il parametro sostanziale che differenzia questi dispositivi. Il CD-ROM è quello con la capacità più piccola, intorno a 700 MB. Il DVD si suddivide in 4 modelli. Abbiamo la possibilità nel DVD di scrivere o solo su uno strato o su due strati o addirittura su due strati sia fronte che retro. Un pochino più capienti dei DVD ci sono i Blu-ray. Come fanno i CD-ROM ad avere 700 MB e invece i DVD più di 5 volte tanto e i Blu-ray ancora più di 5 volte tanto? Allora, innanzitutto per il discorso del singolo strato o doppio strato, ma soprattutto per la tecnologia laser. La lunghezza d'onda del laser rosso utilizzata nel CD-ROM è di circa 780 nanometri. Mentre la lunghezza d'onda nel DVD è già un pochino più piccola, viene utilizzato un colore più piccolo. La grandezza del raggio laser, diciamo così, è un pochino più piccola, ci consente di creare delle celle dove memorizzare i bit molto più compatte. Nei Blu-ray si accorcia la lunghezza d'onda ulteriormente andando sul colore blu-violetto e si arriva con 405 nanometri ad avere queste capacità incredibili che abbiamo visto. Andiamo avanti. Altro dispositivo di memorizzazione, USB stick, la memory card, Secure Digital, di micro SD, eccetera. Che cosa sono? Sono principalmente dispositivi utilizzati all'inizio nelle macchine fotografiche o nelle cineprese di alto livello. E gli USB stick, diciamo che sono molto simili, queste due tecnologie tra di loro, sono dischetti che possiamo inserire in ogni momento nel nostro computer, anche mentre il computer è acceso, e al loro interno non contengono più strutture dati magnetiche. Infatti quando sento dire mi si è smagnetizzata la
penna USB. Io impazzisco perché la penna USB all'interno contiene, qui in mezzo abbiamo il nostro controller e da quest'altra parte abbiamo i chip di memorizzazione che possiamo schematizzare in un modo molto rettangolare, diciamo chiamate NAND o NOR, adesso non entro troppo nello specifico, ma riguarda la tecnologia di silicio con cui sono realizzate. E in genere la caratteristica di questi chip è che sono molto veloci in lettura, un po' meno veloci in scrittura, e allora genericamente qua abbiamo una memoria RAM che viene chiamata anche cache. La cache serve per memorizzare le informazioni che vogliamo scrivere, ma le scrive un po' per volta a suo comodo, e quando dobbiamo scrivere possiamo scrivere liberamente tutto quello che vogliamo. Quando dobbiamo cancellare, possiamo cancellare un blocco per volta, quindi possiamo cancellare un intero blocco per volta, non un singolo byte. Per questo motivo all'interno di queste chiavette USB c'è un controller che è sofisticatissimo, perché deve tenere traccia sia della cancellazione delle informazioni. Quando cancelliamo un file dobbiamo cancellare tutta una serie di file e poi riscriverli da qualche altra parte, perché non possiamo cancellare solo un pezzettino, e sia, siccome questa è una tecnologia in cui le celle di memoria hanno una vita abbastanza limitata, il controller deve anche tenere traccia del fatto che eventualmente le celle di memoria si sono bruciate, bisogna utilizzarne delle altre, e quindi ha bisogno di un meccanismo tutto suo. Anche sui dischi magnetici esiste più o meno la stessa cosa, e c'è una zona di memoria all'interno del disco riservata per tenere traccia di quelle che sono le celle bacate, le celle che non si possono più utilizzare, detti i settori danneggiati. Sia le memory card, sia le SD card e sia le USB stick hanno una velocità di lettura quindi molto veloce, una velocità di scrittura non sempre così veloce. Per questo motivo, ma non solo, bisogna sempre effettuare la procedura di rimozione sicura prima di togliere le USB stick o le memory card. Se utilizziamo una chiavetta USB o una memory card Secure Digital solo per leggere le informazioni, non c'è bisogno di fare la rimozione sicura, anche se è sempre consigliabile. Ora andiamo a vedere un altro tipo di dispositivo, che sono i RAM disk. I RAM disk sono una astrazione tipicamente del mondo Unix, del mondo Linux, che ci permettono di creare dei dischetti virtuali all'interno del nostro computer che non sono appoggiati sull'hard disk fisico, ma che sono in RAM, lo dice la parola stessa. Questo è molto comodo per gestire dei file temporanei che devono essere elaborati esattamente come i file che abbiamo sugli hard disk, ma che non hanno più bisogno di essere conservati in eterno. E quindi i RAM disk sono, per la loro caratteristica, volatili, quindi sono temporanei, ma hanno una enorme velocità nella loro lettura e scrittura dei dati. Un altro tipo di disco che ormai tutti hanno e che è di una comodità enorme, oltre a permetterci di condividere i dati con chiunque, con il nostro telefonino, scambiare dal telefonino al computer e viceversa, sono i cloud drive. I cloud drive sono i dischi in cloud che sono alla fine degli hard disk veri, che hanno al loro interno delle testine magnetiche o qualsiasi altra tipologia di disco, che però non sono fisicamente sul nostro computer, sono su un altro computer accessibile via rete. Quindi dobbiamo accedere attraverso il cloud, attraverso la rete internet, per avere accesso alla lettura e alla scrittura di questi dischi. Un tipo di cloud drive, diciamo preistorico, era costituito dall'NFS nei sistemi Unix, che è Network File System, cioè un disco che sembra qui in locale ma in realtà è altrove. Una cosa che non ho detto ma è sottintesa: all'interno del mondo USB stick, memory card e SD card esistono gli SSD. Non potevo dimenticarmi dei solid state disk, che sono sostanzialmente gli USB stick e il memory card, sono basate sulla stessa identica tecnologia degli SSD. Direi che ho fatto una bella panoramica, potrei anche fermarmi qua. Ora vediamo che cosa ci possiamo scrivere dentro a questi dischi.